per essere molto chiari ancora una volta, quando si utilizza l'espressione in Italia blocco navale, quando si dice blocco navale, tecnicamente il blocco navale si fa nelle acque internazionali. Se venisse, a meno che uno non sappia di che cosa sta parlando, ma se ragioniamo dal punto di vista giuridico internazionale, il blocco navale, ne parlammo con Joseph proprio a Malta, chi c'era di voi ricorderà quella conferenza stampa fatta con Joseph 10 giorni fa, quando ci siamo visti, andando a trovarlo per l'inaugurazione dell'importante canale di collegamento elettrico tra Ragusa e Malta. Bene, quel blocco internazionale avrebbe come effetto di fare un gigantesco regalo agli scafisti schiavisti, perché metterebbero la barca in mare, la lascerebbero andare. Nel momento in cui il blocco navale si fa nelle acque internazionali, coloro i quali fanno il blocco navale sarebbero costretti a prendere i migranti, che quindi avrebbero dovuto pagare dei soldi, 1.000, 1.500, 2.000, 5.000 euro al criminale, e poi sarebbero dovuti accompagnare a Malta, in Italia, in teoria in quello più vicino, ma poi comunque in Europa. Sarebbe una sorta di corridoio gestito dagli scafisti schiavisti. Deve essere chiaro quindi che ciò di cui stiamo parlando in un momento del genere è innanzitutto una questione di dignità dell'uomo.